Con il consueto appuntamento del lunedì dedicato all'approfondimento dei temi calcistici nella provincia Granda. Come avete avuto modo di leggere nel corso delle giornate di sabato e di domenica, l'intero cartellone delle partite sul rettangolo verde di gioco è stato completamente annullato a causa delle insistite abbondanti precipitazioni nevose intervenute sul nostro territorio nelle giornate tra sabato e domenica. Una sola è stata la partita di ufficiale giocata in tutta la provincia di Cuneo ed è stata quella di Bra, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, Girone A. Bra che si è posto sul Tortona Villavernia con il punteggio di 3-0 e Bra che soprattutto riguadagna la vetta della classifica, approfittando anche del mezzo passo falso della capolista lavagnese bloccata sul 2-2 nella trasferta contro una delle formazioni fanaline di coda del campionato, vale a dire il Verbano, che fino a pochissimi istanti dal termine stava addirittura vincendo sulla quotata e blasonata formazione ligure. Per il Bra quindi una importante iniezione di fiducia, soprattutto in vista di quello che sarà il secondo grande big match che i giallorossi affronteranno in queste ultime 3 settimane. Domenica prossima, Lavagnese Bra, e come si dice nel pugilato, mai come in questa circostanza davvero fuori secondi.